Questa volta è finito davvero, non lo sopporto più! Le sfumature della passione. Non c'è lotta senza pace interiore, ricordalo. Le virtù della forza. Nei grandi film di febbraio su Telepiù. Ragazzi! La scelta difficile. C'è bisogno di tornare a sentirmi di nuovo. Tra un desiderio di fuga e il bisogno d'amore. Tra una solitudine di successo e una vita diversa. Devi ricordarti di me, che di come sono adesso. Tra una fama da macio e il proprio lato femminile. Ma che cosa vogliono le donne? La travolgente energia di una spada magica e di un grande guerriero. Lui è l'unico uomo al mondo che sia degno di tenerla. Di una giusta battaglia in un mondo di uomini e di mutanti. Noi siamo il futuro, non loro. Azione e sentimento. Sì! A febbraio, solo su TV. Alti come se fuori, duri come macigi, cacatibili come i campioni NBA. Uno spettacolo unico al mondo. L'NBA è solo su Telepiù in nero. Vivi Xylit. Dai uno schiaffo alla carie. Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono dallo stadio Balaidos di Vigo, dove sta per avere inizio il derby galiziano e l'anticipo della quinta giornata di ritorno. Di fronte il Celta di Vigo contro il Deportivo La Corugna, il Celta attualmente capo classifica insieme alla Real Madrid contro quel Deportivo che è l'avversario numero uno per la formazione in casacca bianca e celeste. È un grande derby del calcio spagnolo, un derby che riveste una importanza fondamentale quest'anno anche per la conquista del titolo. Straordinario spettacolo di folla, guardate che pubblico allo stadio Balaidos, ci sono 35.000 spettatori. Tutta la regione galiziana segue con orgoglio questo derby. Vigo e La Corugna sono le due grandi città della Galizia e Celta e Deportivo sono le due espressioni calcistiche che con grande orgoglio in questa stagione la regione galiziana sta esibendo dinanzi a tutta la Spagna e non solo. Il grande pubblico ha risposto al derby, a questa partita. La formazione del Celta ha chiesto nelle ultime ore al pubblico di essere vicino e mi pare che la risposta sia stata eloquente. Ci sono 30.000 spettatori, quasi 35.000. Tutti gli ultimi biglietti sono stati bruciati nel pomeriggio di quest'oggi. Per un derby importantissimo c'è un arbitro di livello, è Luis Medina Cantelejo, lo vedete inquadrato con i due capitani Fran e Karpin. Stasera il capitano del Celta è il russo Valeri Karpin e non Alexander Mostovoj, perché Mostovoj è fuori per squalifica, è stato ammonito l'altro giorno, era diffidato e dunque stasera solo in tribuna Mostovoj. Il Celta vuole vincere per salire a quota 43 lasciando il Real Madrid a 40, un Real che giocherà domani nella sua quinta giornata di ritorno il turno infrasettimanale in trasferta contro il Valladolid. Per quanto riguarda il Deportivo, la squadra di Irureta vuole i tre punti per salire a 40 agganciando così Celta e Real e per portarsi in testa almeno fino a domani. Inquadratura per la tribuna d'onore, vedete il terzo da sinistra in basso, il presidente del Celta, esattamente Horacio Gomez Araujo. C'è anche Augusto Cesar Lendoiro, presidente del Deportivo. Ripeto, derby tutto da gustare, c'è una grande rivalità tra queste due formazioni. Il Celta gioca con Cavallero in porta, Coira, Cáceres, Sergio e Silvino in difesa, Luxen, Wagner, Karpin, Gustavo Lopez e Gesuli a centrocampo, Catania l'unica punta. Facciamo partire il cronometro perché è cominciata intanto la partita. Risponde il Deportivo con Molina in porta, Scaloni, Neibeto, Donato e Romero in difesa, Duscher, Mauro Silva, Victor, Valerone, Fran a centrocampo, Diego Tristan l'unica punta. Pallone giocato dal Deportivo La Corugna, 15 secondi dall'inizio, Cadevilla in mezzo, Fran prova ad andare ancora per Cadevilla, buona la chiusura di Sergio, pallone oltre la linea di fondo, ha provato a inserirsi sulla corsia di sinistra Cadevilla. Per l'arbitro però è rimessa dal fondo. Comincia a farsi sentire il pubblico dello stadio Balaidos. Inquadrato Pablo Oscar Cavallero, portiere argentino, e questo invece è lo spettacolo della gradinata dello stadio Balaidos. Lancio lungo di petto Catania, prova a prolungare
1-2 con Resuli, poi arriva e tiene dentro il pallone Gustavito Lopez, inattaccato e preso in mezzo tra due avversari, ancora Gustavo Lopez, pallone in profondità, Resuli non ci arriva, c'è rimesso dal fondo, c'è anche una segnalazione del guardalinee, posizione di fuorigioco di Resuli. Il Celta è la squadra meno battuta della Liga, ha perso soltanto 3 volte in questa stagione. Vedete il fuorigioco al centro dell'area di rigore, c'è anche Catania, forse lassù, posizione di fuorigioco anche di Resuli. E dicevo, il Celta ha perso soltanto 3 partite sulle 23 giocate in questa stagione. Per quanto riguarda il Deportivo, le sconfitte invece sono ben 8, un Deportivo che fuori casa non va per niente bene, non vince lontano da casa il Deportivo dal 13 di ottobre, quasi 4 mesi. Prova adesso il Depor, conclusione da fuori però, che si perde lontano dai pali, c'è una deviazione, ha provato Victor, c'è una deviazione, allora calcio d'angolo. Primo corner sul tiro di Victor a favore del Deportivo La Corugna, primo tiro dalla bandierina del match. Si gioca da 2 minuti in questo primo tempo. Fernando Cáceres su Diego Tristan, col sinistro è pronto Frani, il fantasista, la mezza punta del Depor, movimento di Tristan, pallone troppo basso però, ha liberato la difesa con Coira, prova a alimentare l'azione la difesa del Deportivo, c'è un rimpallo, Gustavito Lopez con Mauro Silva, va Gustavo Lopez, resiste all'attacco di Mauro Silva, boato del pubblico, parte il cross, Catania in ritardo e poi il portiere, il tocco di Molina, forse ha toccato, per l'arbitro no, e allora rimessa dal fondo. Abbiamo visto uno dei motivi tattici del match, grande contropiede per il Depor con la velocità di Gustavo Lopez e poi sul cross in mezzo in ritardo gli attaccanti del Celta. Gustavo Lopez, giocatore di fascia, giocatore argentino, classe 73, si lotta a centrocampo. Intervento dell'arbitro, c'è una scorrettezza dunque su Diego Tristan, calcio di punizione, protesta Fernando Cáceres. Nel Celta oggi manca Mostovoj, capitano, il russo, per squalifica, si è fatto male poi Berizzo, difensore centrale argentino, l'altro giorno in campionato, frattura della caviglia per lui, campionato finito, ne avrà per 5 mesi Eduardo Berizzo. Prima della partita abbiamo visto grandi striscioni esposti in curva, uno degli idoli del Balaidos, Berizzo. Il suo posto viene preso da Sergio quest'oggi al centro della difesa. Attacca il Deportivo. Tutto ok, dice Victor, che ringrazia per l'assist. Su di lui va il brasiliano Silvigno. Victor fa l'esterno destro d'attacco. La rimessa con le mani per Scaloni. 1-2 con Valerona. Parte il cross in aria. L'anticipo di Sergio che spazza. Ancora Deportivo. Fallimenta l'azione con Scaloni. Pallone troppo lungo per i compagni. In vantaggio su Valerona c'è Silvigno. Sul suo disimpegno ancora Deportivo La Corugna che mette giù. Victor al cross, palla in mezzo, anticipato Fran. La palla è fuori. Buon momento del Deportivo. Pallone rimesso su Fran. Cáceres a chiudere, ancora Valerona, parte il cross in mezzo, Sergio. Poi l'intervento di Silvigno, Carpin, Silvigno, lotta Scaloni, alla meglio lui. Il cross, c'è una deviazione, vediamo se c'è calcio d'angolo, forse no. E invece l'arbitro su segnalazione guardalinee dice che il pallone è uscito e allora corner numero 2 per il Deportivo La Corugna. Ecco il capitano di stasera, Valeri Carpin, vediamo se la palla è uscita del tutto. Ma qualche dubbio, ci vorrebbe la telecamera dalla parte opposta. Comunque calcio d'angolo, grande traffico in area di rigore, pallone ad effetto, colpo di testa in mezzo sul palo lungo, poi Cáceres libera. Ha provato Naibet, ancora il Deportivo che sta attaccando con grande convinzione in questo momento del match. La palla è fuori, Luxen non ci arriva e allora con le mani va Scaloni. Aspetta il pallone per la rimessa, il difensore argentino. Questo è il pubblico giunto da La Corugna. Ci sono 2000 tifosi arrivati a sostenere il Deportivo. Ancora Scaloni, posizione regolare per lui, il cross in mezzo, Cáceres a liberare, poi Luxen prova ad andare in contropiede il Celta, parte Carpin, ancora Carpin, là davanti c'è Catania, fermato Carpin, recupera per un attimo, va giù Carpin, fallo di Carpin, calcio di punizione, fischi di disapprovazione, se la prende Carpin con l'arbitro Luis Medina Cantalejo, vediamo, viene fermato qui in azione regolare da Mauro Silva e poi Carpin per l'arbitro commette fallo. Buona partenza del Deportivo, Celta un po' frenato, Celta che evidentemente sente la grande importanza di questo match. In caso di vittoria il Celta andrebbe in fuga al comando della classifica. Punizione con Naibet alla battuta, ancora Deportivo, pallone giocato da Fran, si ferma, doppio passo, va Fran,
fermato alla fine da Coira. Sul rilancio però sempre quelli del Defor. Mauro Silva fa girare, sponda all'indietro di Scaloni, batte lungo Donato, pallone al limite all'area di rigore, fermato di testa Tristan da Caceres, lancio lungo di Silvigno. Il suggerimento del brasiliano, prova Gustavo Lopez, lo chiude Scaloni. La rimessa di Gustavito Lopez già effettuata. Fessuli, forse fallo? Sì, calcio di punizione. Fallo ai danni di Fessuli. Sono passati 6 minuti, 30 secondi nel corso di questo primo tempo. In piedi Irurreta, questi è Fessuli. Là davanti Catania, aspetta rifornimenti. Si è visto pochissimo finora Catania perché il Celta ha giocato in maniera molto contratta, tutto sulla difensiva. Anche complice un grande avvio del Defor. Carpine, Wagner e Catania dialogano. Wagner, fermato in azione regolare il brasiliano ex della Roma, parte il lancio, fuori gioco. Fuori gioco di Diego Tristan. Calcio di punizione per il Celta. Schieramenti complementari per il Celta di Victor Fernandez e per il Deportivo di Irurreta. Qui vedete la posizione irregolare di Diego Tristan. Parte adesso Silvigno, viene fermato. L'ultimo tocco è proprio di Silvigno, rimesso dal fondo. Vediamo. Intervento di Donato, poi l'ultimo rimpallo su Silvigno, rimessa dal fondo, è entrato in maniera molto molto decisa Donato Gama da Silva, difensore brasiliano, classe 1962, va a compiere i 40 anni Donato, annunciato che a fine stagione chiuderà col calcio. Parte il lancio di Molina, si lotta in mediana di testa Silvigno, poi Valeron, fa girare lui. Deportivo che ha preso il comando delle operazioni, cross lungo di Fran, lungo per tutti e allora rimessa per il Celta. È il Deportivo che si lascia preferire come qualità di gioco in questi primi 8 minuti nel primo tempo. Celta che evidentemente non è abituato a giocarsi partite così importanti. Pensate che era dal 1949 che il Celta non si trovava al comando della Liga a questo punto del campionato. Nel girone di ritorno il Celta non è mai stato in testa al campionato spagnolo se non, ripeto, nel 49. Negli ultimi anni ogni tanto il Celta è andato in testa, ma solo all'inizio, solo nel girone di andata, poi è stato subito riassorbito e invece ora si candida per la conquista del titolo. Ma stasera c'è un test fondamentale per le ambizioni del Celta di Vigo. Guardate quanta gente è venuta al Balaidos per accompagnare la rincorsa della formazione di Victor Fernandez. Intanto viene richiamato Pedro Aldo Duscher, argentino, centrocampista del Deportivo. Aveva la maglietta fuori dai pantaloncini, che la fa infilare dentro Medina Cantaletto. Luxen, Gustavo Lopez, Caceres. Parte il lancio di Fernando Caceres, Catania non ci arriva, fischia l'arbitro. C'è stato anche un fallo del centravanti brasiliano Catania, capocannoniere della Liga Catania, in questo momento insieme a Kluivert del Barcellona e a Raul con 11 gol. Compagnia davvero nobile per Catania con Kluivert e Raul in testa alla classifica dei marcatori. Rivediamo l'azione con il lancio lungo, si prepara Naibet e qui l'arbitro vede fallo di Catania. Tremi diretta, recuperato palla il Celta di Vigo, prova Catania, viene fermato però e poi c'è ancora l'arbitro che comanda una punizione. Grande combattente Catania che spesso rientra anche a centrocampo per dare una mano ai suoi. Gli ha chiesto Victor Fernandez di giocare da punta pura stasera perché il Celta in sostanza gioca soltanto con Catania là davanti. Poi c'è il centrocampo a 5 con Luxen, Wagner, Carpin, Gustavo Lopez e Fessuli. Stesso discorso per il Deportivo, unica punta là davanti Tristan e poi 5 in mezzo Duscher, Mauro Silva, Victor, Valerone e Fran. Va Carpin, c'è grande traffico a centrocampo perché entrambi gli allenatori giocano col centrocampo a 5 e dunque non c'è molto tempo per ragionare per i componenti del pacchetto mediano. Provato Carpin, lancio lungo però. La rimessa con le mani per il Deportivo, in piedi Victor Fernandez, da 4 stagioni alla guida del Celta, beniamino del pubblico. Victor Fernandez, nonostante non abbia vinto nulla ancora in questi 4 anni, però il pubblico stravede per lui. Gioco spumeggiante quello di Victor Fernandez, squadra sempre votata all'attacco, il pubblico si diverte e alla gente di Vigo va bene così. Protesta Caceres col guardaline, bisogna ripetere tutto intanto. Rimessa laterale a favore del Deportivo. Ecco Fernando Caceres, 32enne difensore argentino, compone la coppia di centrali con Sergio. Liberato ancora
La difesa del Celta si lotta sulla tre quarti. Cáceres su Tristan, poi Sergio dietro. Cavaliero. Batte lungo il portiere, là davanti solo Catania, fermato da Nureddin Naibet. Wagner. Fessù li mette giù, attaccato. Ancora Wagner, vedete che c'è subito il raddoppio sul portatore di palla a centrocampo. Stavolta c'è fallo su Wagner. Sta attraversando uno splendido momento di forma Wagner. Nel 96-97 nella Roma non lasciò traccia di sé, qui invece è diventato uno dei cardini del centrocampo, se ne sta andando e allora Duscher lo abbatte così. Calcio di punizione già toccato lateralmente, lancio in avanti, si propone, viene servito Fessuli, fermato, poi c'è un fallo, l'arbitro lo vede, calcio di punizione a favore del Deportivo, fallo su Fran, sta dirigendo bene Medina Cantalecco, intervento deciso da parte di Coira su Fran. Ecco Sergio, tiene sempre d'occhio Diego Tristan, capocannoniere Diego Tristan del Deportivo La Corugna con 8 gol. Punizione di Naibet, colpo di testa in mezzo di Fran, da quella parte Silvigno, Wagner con la punta del piede, Cadevila, buono il palleggio ancora di Coira, anticipato Carpin, si commette fallo anche, fallo su Cadevila. Allora calcio di punizione per il Deportivo La Corugna. La formazione è quella di Irureta, che nelle ultime 8 trasferte in campionato ha ottenuto 2 pareggi e 6 sconfitte. Fuori casa non va benissimo, invece allo stadio Riazor davvero molto forte il Deportivo, che però nell'ultimo turno ha perso 1-0 con l'Alaves sabato, tutta battuta d'arresto. Intanto se ne va Valerón, 2 su di lui, ancora Valerón, attaccato da Luxen, è fermato in azione irregolare dal francese. Punizione per il Depor, 13 minuti di gioco, 0-0, ma meglio il Deportivo finora. Ecco il fallo di Peter Bernard Luxen. Eccolo lassù il capitano Alexander Mostovoi, molto agitato, sta commentando l'andamento di questi primi minuti. Squalificato Mostovoi, tornerà però sabato a Valencia, grande match ancora, Valencia contro Celta, sabato sera lo daremo su Telepiù. Punizione per il Deportivo, 2 uomini in barriera, grande traffico in area, si allontana l'arbitro, Victor alla battuta, va Victor in mezzo, un tiro, c'è però il portiere Cavaliero, applausi per lui. Si soffre sulle gradinate dello stadio di Vigo, avvio col freno a mano tirato per la formazione di Victor Fernandez, lancio di Valeri Carpin, non ci arriva nessuno dei suoi, allora Naibet, Molina. Secondo me si vede che il Deportivo è più abituato a giocarsi partite di grande importanza, non a caso il Depor nell'ultima stagione è andato bene anche in Champions League e questa è una partita che non si può sbagliare, c'è stata grande pressione negli ultimi 2 giorni, la stampa ha dedicato pagina e pagina a questo derby della Galizia e mi pare che dal punto di vista nervoso ne abbiano risentito di più i giocatori del Celta, però siamo ancora all'inizio. Questo è Irureta che dà indicazioni ai suoi, subito il raddoppio su Diego Tristan e poi lascia lì, attaccato Cadevila che resiste in mezzo, il tocco di Mauro Silva, Donato, a sfondo di prima di Aldo Pedro Duscher per il terzino Scaloni, prova la pinta e la trova molto bene da quella parte Victor, va Victor, il cross in mezzo, chiude tutto Cáceres, riparte il Celta, Luxen, si propone Fessuli, sbaglia però Fessuli, troppi errori per il Celta di Vigo, riparte Victor sulla destra e stavolta lo aspetta e lo ferma Silvigno, poi Wagner, ancora Deportivo, a centrocampo arrivano sempre per primi quelli di Irureta, avanzano anche i difensori, Scaloni in avanti, poi Victor, traversone deviato in calcio d'angolo, terzo corner per la squadra di La Corugna, si lamenta anche Victor, il suo diretto avversario ha toccato con la mano, guardaline facendo che può battere tranquillamente il corner. Conto dei calci d'angolo 3-0, risultato 0-0. Tensione palpabile anche sulle panchine. È avanzato anche Cadevila, molto forte di testa il difensore, palla in mezzo, sfiore libera Wagner, poi Carpin. Fermato però Catania, ancora Deportivo, buono il lavoro di Naibet, tutto sulla destra. Prova ad andare ancora col doppio passo Victor, lo aspetta Luxen, non riesce a fermarlo, in mezzo il cross e poi pallone sul fondo con Naibet che voleva calcio di rigore. Il difensore marocchino si è sganciato, l'arbitro facendo che si può proseguire. Rivediamo Victor dentro, attenzione a Naibet,
E forse una piccola trattenuta c'è. Ha rischiato qui la Celta. Una trattenuta su Nureddin Naibet. Vediamo da quassù, attenzione al movimento in basso, sì, una trattenuta secondo me c'è da parte di Coira su Naibet. L'arbitro non credo abbia visto nulla perché era coperto proprio dai due giocatori. Comunque ha rischiato Coira al sedicesimo dunque. Proteste di Naibet per un rigore che l'arbitro non concede. Rimane 0-0. Vediamo l'accaduto con questo intervento su Fesuli. Su di lui c'erano Duscher e Donato. Prova a farsi sentire il pubblico. Avanza Silvigno. Sul pallone va Gustavito Lopez. Andrà a battere l'argentino. Tocco corto. Ancora Gustavo Lopez. Luxen, regista della squadra francese. Finora si è visto pochissimo. Ha visto soltanto passare davanti ai suoi occhi il pallone, ma non è riuscito mai a prendere in pugno la situazione in mediana. Luxen. Parte il lancio dalla difesa. Di testa va Naibet. Poi Duscher. Mediano, giocatore argentino, grande promessa del calcio sudamericano, fortissimo sia nel chiudere che nel rilanciare. Duscher, va Gustavo Lopez, ancora Duscher a chiudere, poi gli subentra Naibet. Difesa molto solida per la formazione di Rureta. Coira, Wagner, allarga ancora a cercare sulla corsia destra Pablo Coira, si propone Carpin, grande chiusura di Cadevila. Di testa Diego Tristan, Cadevila. Controllo di Valeron, trequartista, ecco Duscher. Parte l'argentino, ancora Aldo Pedro Duscher. Fran, serie di finte, non abbocca e ferma la palla Coira, mandandola in fallo laterale. Ecco Coira, con le mani ha già effettuato la rimessa Fran per Mauro Silva. Di prima Fran, Duscher, Mauro Silva, è il Deportivo che comanda. È il Deportivo che comanda dopo 18 minuti del primo tempo. Il Celta subisce questo derby della Galizia, subisce soprattutto la personalità della formazione di Rureta. Silvigno, Cáceres, Silvigno, batte lungo Silvigno, il controllo di Fesuli, attaccato, fallo su di lui, calcio di punizione. Dobbiamo dire che nel Deportivo manca Jalminha, che è in Brasile convocato dalla sua nazionale, manca anche Djorovic. Ma l'assenza più pesante secondo me è quella del Celta, perché si sente la mancanza del capitano Mostovoi, uno che in campo guida la squadra, stasera è fuori e insomma per il momento si avverte la sua assenza. Va Gustavo Lopez, il cross, ha chiuso Naibet in fallo laterale, primi timidi applausi del pubblico, chiusura di Nureddin Naibet sul cross di Gustavo Lopez. È appena tornato Naibet dall'Africa, dove ha giocato col suo Marocco in Coppa d'Africa, è stato eliminato però. Carpin, colpo di testa a seguire, non c'è nessuno, anticipato Catania ancora da Naibet, poi Fran, libera lui, in ritardo il centrocampo del Celta, grande spazio per lo scatto di Valeron, sbaglia la misura del lancio, deve uscire il portiere Cavaliero, in anticipo su Diego Tristan, rimesso con le mani in attacco per il Deportivo, eccolo qua il centravanti del Depor, 8 gol per lui, 7 ne ha segnati Roy Makaay che stasera in panchina. Avanza il terzino sinistro Cadevila. Rimessa effettuata su Mauro Silva, il tocco del brasiliano va a Fran, tutto sinistro. Donato a destra per Victor, anticipato, lotta però e recupera ancora lui, dentro Victor, ha chiuso Cáceres sul suo rilancio, sempre Deportivo che recupera palla, troppo timido il Deportivo. Fran sulla tre quarti, 1-2 con Valerona, ancora Fran, avanza a sinistra, viene servito Cadevila, zona cross, va Cadevila, parte il traversone, un fuori gioco però di Cadevila, calcio di punizione per il Celta, non è per niente contento Victor Fernandez. Rivediamo il fuori gioco, secondo me il fuori gioco è in mezzo là in area, ma non qua in basso perché c'era un difensore che teneva in posizione regolare Cadevila. Riflesso Fran, rivediamo intanto, e la leggera trattenuta in area al sedicesimo ci stava tutta, abbiamo visto questo replay, fallo di Coira su Naibet, l'arbitro non ha visto, ha rischiato di subire rigore lì il Celta. Sto giocando molto bene Nureddin Naibet, difensore centrale marocchino, ancora lui con Duscher, pallone per Fran con la punta del piede, Duscher si propone Victor in mezzo, Valeron, fanno quello che vogliono gli uomini di Rureta, sul suo lancio a chiudere Silvigno,
per un attimo in anticipo Luxen, ancora Luxen. Eccolo il regista del Celta di Vigo, va il francese Luxen, Carpin a sinistra, prova Gustavito Lopez, sta scattando Catania, sbaglia tutto però Gustavo Lopez, pallone per Molina. Si gioca in una serata molto molto ventilata, non piove ma ci sono nuvole che minacciano pioggia in lontananza. Intanto Valeron fermato in azione scorretta da Wagner. Vediamo l'entrata in ritardo del brasiliano, calcio di punizione per il Deportivo La Corugna. Ecco Wagner, Rogério Nuno Wagner, 23 anni. Stanno un po' latitando i centrocampisti del Celta, il regista Luxen si vede pochissimo, anche Wagner e Carpin sono decisamente sottotono. Sta facendo qualcosina Gustavo Lopez, ma sicuramente non basta. Fesuli poi non si è visto per nulla finora. Calcio di punizione per il Deportivo, forse va col sinistro Fran, potrebbe provare anche Donato. C'è Sergio su Diego Tristan, quattro uomini in barriera, due in azione di disturbo, vediamo, potrebbe andare Fran, più vicino al pallone di tutti è Mauro Silva, il tocco di Mauro Silva è uno schema, Fran avanza lui, fermato Fran, un'altra trattenuta, calcio di punizione ancora per il Deportivo. Medina Cantalecco ha visto un'altra trattenuta e allora nuovamente punizione. Fischio io, dice l'arbitro che porta a distanza la barriera, vediamo, Fran, ma non sembrava fallo quello di Catania su Fran. Comunque indicazioni di Cavaliero, 22 minuti e 40 nel primo tempo, quattro uomini, forse stavolta prova Mauro Silva, quattro uomini, c'è anche Catania in barriera, Mauro Silva per Fran, allora Mauro Silva per Fran, prova col sinistro e pallone fuori di pochissimo, fuori di pochissimo, vicino al gol il Deportivo al 23esimo, vicinissimo al gol il Deportivo, interno a sinistro a giro di Fran e palla fuori di un niente. Stufa Cavaliero, sembrava in leggero ritardo, comunque la palla va fuori. Non ci sono stati tiri in porta per il Celta di Vigo in questi primi 23 minuti. Può essere abbastanza soddisfatto di Rureta, che vedete lo è molto meno Victor Fernandez, il suo Celta è irriconoscibile, non si vede il bel calcio, non si vede il gioco sulle fasce che è una caratteristica del Celta di Vigo. Ripeto, secondo me più che la mancanza di Berizzo in difesa si sente quella di Mostovoi, uno che quando è in serata inventa qualunque cosa. Vediamo, Fesuli tutto l'avversario, non è serata neanche per Fesuli, fermato ancora, riparte il Deportivo La Corugna, attenzione a Cadevila che si sgancia, pallone per lui sulla corsia sinistra, va Cadevila, zona cross, lo ferma Coira in fallo laterale. Partita a senso unico, si gioca in una sola metà campo,